Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfred per lo staff di UTFIFAItalia.com e oggi sono qui a portarvi un nuovo episodio con la carriera allenatore con il Chievo Verona che, come ho detto, sto registrando subito dopo quello di ieri. Ci eravamo lasciati qui con la sconfitta che bruciava col Palermo nonostante avessimo dominato e ora c'è la partita con il Carpi, che dobbiamo assolutamente per forza vincere. Non cambio niente nella formazione, lascio questa, mi va bene come stiamo, andiamo subito a giocare. Inizia così, Carpi-Chievo Verona. Noi ovviamente la nostra tattica del pressing la attiviamo sempre e niente, dobbiamo assolutamente andare a vincere questa partita, costi quel che costi. Ovviamente Ignacio si ferma, vediamo se riesce a entrare in area, no perché Swagger la mette fuori ma è ancora rimessa Chievo. Chievo che parte fortissimo, voglia di riscatto, palla per Zielinski, al limite, Ivy appoggia dietro per Paredes che può rilasciare la bomba, Berkic c'è, ma il Chievo pure. Mere recupera, palla per Belotti. Va dall'altra parte per Kimmich, si sta proponendo Ivy, 1-0 Chievo, Jordan Ivy, primo gol per lui, finalmente si è sbloccato Ivy, ottima azione del Chievo, qui sull'asse Belotti, Kimmich, Ivy, che davanti al portiere, incrocia e non sbaglia, un tiro abbastanza centrale, però Berkic ce la lascia passare, per Kimmich, allora Ivy mette palla in profondità per il Gallo Belotti che può scattare, è molto veloce, sicuramente più di Swagger, lo supera con una finta, Belotti prova a convergere, ci riesce, addirittura si accentra da lontanissimo, Belotti fuori di Gaudio, attenzione che di là c'è il compagno di Gaudio, riesce a servire Lollo centralmente, ancora di Gaudio e Lasagna, c'è un buco, Lasagna ho lasciato un buco enorme lì al centro e Lasagna si è inserito 1-1 firmato da Kevin Lasagna. Prova a innescare Belotti sulla corsa, ci riesce Belotti, una finta a superare il difensore, ora Belotti appoggia dentro, per Ineacio, deviato da Letizia, sarà calcio d'angolo per il Chievo, batte Paredes come al solito, mette una palla in mezzo dove c'è Belotti, arriva la palla Ivy dall'altra parte, Ivy si ferma, cross in mezzo, Berkic, agna dentro la palla ma recupera Gamberini, due di recupero, Zielinski, Kimmich, De Guzman non è più Kimmich, Lasagna la tiene, poggia per Porcari, quindi in Bacò. Ok ragazzi, eccoci qua, stiamo per apprestarci a giocare contro l'Udinese. Rashford qui si lamenta perché dice che vuole giocare, bla bla bla, e ha ragione. Probabilmente lo facciamo giocare contro l'Udinese, andiamo a giocare. Siamo comunque, come si vede dalla classifica, a meno 4 dal primo posto, che comunque è qualcosa di troppo grande per noi, per una realtà come il Chievo che diciamo si puntava all'Europa come sogno proibito e, eppure diciamo ci siamo lì e sinceramente non ci vedo niente di strano ad arrivare tra i primi 4, però se lo scudetto è lì a 4 punti, allora noi abbiamo tutto il dovere di provarci. Ci proveremo ancora una volta cercando di non subire gol o almeno di vincere contro l'Udinese e niente, andiamo a giocare subito Chievo-Udinese. Chievo-Udinese, Rashford è stato accontentato, sta giocando e subito andiamo in avanti noi con Kimmich. Poi c'è Lodi, intanto qui ci dovrebbe essere anche Meggiorini che abbiamo dato all'Udinese per circa 3 milioni. La Rashford ottimamente riesce a servire Belotti in profondità, fa Belotti, la palla è lì, Ivy appoggia per Rashford, si gira Rashford, la palla è per lui, ancora lì, Karnesis compie un miracolo e azione un po' concitata, dire la verità. Felipe ora nel dubbio decide di spazzarla via. Quindi andremo con Paredes. La soluzione di potenza, vediamo un po', parte Paredes, traversa, porca troia, la palla è lì, Belotti la mette fuori, palla per Zielinski col destro, che Cristo ha preso il portiere, scusate ma, cioè io veramente non ho parole, 6 tiri a 0 per noi, stiamo dominando eppure non segniamo, palla in mezzo, da calcio d'angolo ancora fuori, con Zielinski, centralmente per Kimmich ha molto spazio, parte la bomba di Kimmich, che gol di Kimmich, da 20 metri, forse 25, non lo so, no, forse 20, una bomba siderale di Kimmich che qui riceve palla da Zielinski dopo lo scambio, parte la bomba, no, sono meno, sono tipo 18 metri, lì nell'angolino alto dove Karnesis non può arrivare finalmente tutto questo pressing del Chievo, anzi la tocca pure con lo stronzo di Karnesis, finalmente arriva il gol del Chievo che per ora piazza il risultato sull'1-0. Non buttiamo anche questa.
recupera subito Kimmich ottimamente, quindi Ivy, palla per Belotti, si sta scattando qualcuno, si tratta di Rashford, fa Rashford, Rashford, Rashford! Carnesi scompie un altro miracolo, davvero non ho più parole per sto tizio. Kimmich, ci può riprovare, va Kimmich, la palla sul destro, Mario Fernandez, no, Bruno Fernandez, la mette a terra, non c'è fallo però. Rischi, serve di nuovo Rashford, Rashford che va centralmente per Belotti, si sta staccando qualcuno dall'altra parte, è Mattiello, Mattiello che sicuramente non è il migliore dei tiratori, però rientra, mette palla in mezzo per Belotti, Carnesis! Io voglio piangere, rendetevi conto di cosa sta combinando Carnesis, guarda qua, era girato dall'altra parte e l'ha presa con la mano, a mano aperta, con le dita l'ha preso. Palla in mezzo, Gamberini. Paredes distrutto qui dall'avversario, è volato via. Sarà punizione. Mette in mezzo Leandro Paredes. La palla è lì, non arriva. Paredes ancora con la palla, la stoppa di petto, ma arriva Pasquale. Mi sono appena accorto che la prima parte del secondo tempo è senza audio. Non so per quale motivo non mi ha registrato l'audio proprio. Va Rashford per Ivy. Ivy! Mamma mia, Ivy! Cosa ha cacciato fuori dal cilindro Jordan Ivy? Un tiro perfetto di sinistro, se non ho visto male. Ivy qui riceve palla, fa tutto bene, va fuori. Una bomba col sinistro sull'altro palo che sigilla la partita sul 4-1. E Ivy ruba palla. Ivy! Atterrato, calcio di rigore. Così per chiudere in bellezza, possiamo provare il 5-1, ci prova sempre il Gallo Belotti, sempre sul suo angolo, parte Belotti, 5-1 Chievo, è finita definitivamente la partita, lo era già, però così ancora di più. Il rigore perfetto di Belotti, Carnesis da una parte, Belotti dall'altra, Carnesis che ha giocato benissimo nonostante i 5 gol presi. Allora, siamo secondi insieme al Milan a un punto dal Bologna. Il Napoli però ha una partita in meno, intanto la Juventus è risorta dalle ceneri, era stata giù fino ad ora e ora si rifà in avanti. Arriviamo alla partita col Frosinone, vediamo come la classifica, cosa ha fatto il Napoli. Intanto qui offerta dagli Stati Uniti, ma non mi interessa, non voglio allenare nazionali. Il Napoli addirittura non ha giocato ancora, l'Atalanta è salita lì, però siamo a meno 1 dal Bologna che per ora è primo. Andiamo subito a giocare con la solita formazione perché ormai è collaudata, ritornerà Ineacio e dietro la lasciamo tutto uguale. Andiamo a giocare Frosinone Chievo Verona sotto la neve, anzi dato che ci siamo cambiamo anche il pallone perché con quello che ho secondo me non si vede, mettiamo questo qua bruttissimo. Nevica a Frosinone e noi qui andiamo a giocare per la prima volta nella serie una parte sotto la neve, tra l'altro ho la maglia bianca che neanche poi si nota troppo, forse dovevo cambiarle, però non fa niente. Ivy, subito palla per Belotti, Belotti sguizza via, Belotti sguscia via, non sguizza via, che cazzo vuol dire sguizza via. Recupera Aieti e quindi ci sarà calcio d'angolo. Paredes mette palla in mezzo, il calcio, il colpo di testa, fuori. Palla dietro per Soddimo, Crivello ancora. Va Crivello, non riesce, la palla è lì di San Marco, attenzione al Frosinone, palla lì! 1-0 di Chico Dionisi. Siamo stati sorpresi, ho sbagliato io in difesa, a dire la verità. Palla per Gucker. Blashard rischia, recupera qui Ivy e serve Ignacio in profondità. Ignacio, solo contro il portiere. Ignacio, serve Belotti, per il gol della merda Belotti! Scusate se l'ho fatto, però dovevo assolutamente recuperare questa partita. E Belotti firma un altro gol, dovrebbe essere il suo decimo, forse undicesimo gol in campionato, ora ho perso il conto. Sul passaggio facile di Ineacio, forse era pure fuori gioco.
Però sta di fatto che abbiamo subito ripreso il Frosinone 1-1. Palla il Chievo. Attenzione a Belotti, siamo 2 contro 2. Sta partendo Ignacio, l'ha visto Belotti in fuorigioco Ignacio. Porca puttana! Aveva anche segnato. Ma è fuorigioco millimetrico probabilmente. Ignacio, che cazzo di esulti, che fuorigioco. Andiamo a vedere se ce lo fanno rivedere. Voglio vedere di quanto. Eccolo qui. Belotti serve un po' in ritardo. Guardate qua, di nulla. Peccato, peccato davvero. La cosa, la prima volta è andata bene, la seconda no. Però dobbiamo provarci. San Marco. Dentro per Dionisi. Ho sbagliato. Intervento Dionisi 2-1. 2-1 Frosinone. Ho sbagliato io l'intervento difensivo di nuovo. E quindi subito 2-1. Dal possibile 2-1 nostro. Segna il Frosinone. Prova a rientrare. Serve Aibi dentro. Aibi! Palo. Ancora Aibi 2-2. Incredibile, l'abbiamo ripresi ancora subito. Ancora con un'ottima azione. Qui Aibi prima prende il palo, poi sulla ribattuta, un po' di fortuna. Segna 2-2, 17esimo, 20esimo, 29esimo, 32esimo. Dopo 3 minuti prima, dopo 3 minuti adesso, il Chievo pareggia ancora una volta e dobbiamo andare a vincerla. In uscita Zielinski, sta partendo Ignacio, l'ha visto Zielinski. Prova a servirlo con questo ottimo lancio. Vai Ignacio. Ignacio, rimontato dai difensori, li supera. Ignacio! Mamma mia, Ignacio, che cosa ha combinato! Un'azione stupenda, ne ha superati due con il dribbling. Vediamo qui, prima manda a vuoto Crivello, poi avanza, ne supera uno con una finta, un altro, e poi col sinistro la incrocia perfettamente sull'altro palo. Ed è 3-2, alla fine del primo tempo, al 45esimo, che lega Ignacio. Ignacio si allunga, Ignacio, Ignacio, doppietta personale per lui, 4-2 Chievo, e forse l'abbiamo chiusa qui. Supera Blashard, Ignacio supera anche un altro difensore, li scarta tutti, Ignacio li prende quasi in giro, Ignacio poi esagera, e infatti si mette in una posizione abbastanza brutta per il tiro. E va Paredes dal calcio d'angolo appena ottenuto, palla per Kimmich che la stoppa e tira al volo. Bardi, altro miracolo, sarà di nuovo calcio d'angolo, ma il Chievo, nonostante abbia già chiuso la pratica, continua a spingere in avanti. Ora palla in mezzo, c'è Meré, non ci arriva nessuno però, quindi Ignacio la mette fuori. D'altra parte c'è Ignacio di là, Zielinski, cosa fa? Cosa hai fatto? Però va bene, non fa niente. Sarà rimessa al fondo per il Chievo, per il Frosinone, scusate, che probabilmente chiuderà la partita, va a battere Francesco Bardi e l'arbitro non fischia. Vediamo se fischia adesso. Non fischia ancora. Non ha fischiato ancora. Non ha fischiato ancora. Fischia. Ha fischiato. È finita qui. Frosinone 2, Chievo 4. Ancora una grande prova dei ragazzi del Chievo. Ancora una partita assolutamente dominata dall'inizio alla fine. Peccato per i due gol presi. Ci confermiamo il migliore attacco. E andiamo ad avanzare contro, per la partita, proprio contro il Frosinone, che arriverà in settimana prossima, credo, qui nel gioco ovviamente, mentre ci avviciniamo al 15 dicembre, quindi è anche vicino al mercato di riparazione, dove perderemo Ignacio, ma proveremo sicuramente a riprenderlo, almeno per altri 6 mesi. Cosa volevo controllare? Volevo controllare un po' com'era la classifica dopo questa vittoria. Eravamo a meno 1 dal Bologna, se non sbaglio, e ora ci troviamo al terzo posto con una partita in meno, ma con 3 punti in meno. Quindi, paradossalmente, siamo al primo posto se vinciamo la prossima partita contro la Fiorentina, che non sarà facile, però la Fiorentina la vedo al 13° posto, quindi non è comunque nulla di troppo impossibile. Tanto da notare che abbiamo pareggiato col Carpi e perso col Palermo, che sono lì in fondo alla classifica, però va bene. E niente. Comunque, il video è finito qui, le mail non sono nulla di importante, se non offerte ritirate. Miranda vuole ancora giocare, magari possiamo farlo giocare in Coppa Italia. E niente, qui era Alfred, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.